Bella ragazzi, siamo i Grants e siamo tornati con un nuovo Fuck You Time. È il numero? 6, 7. Sì, 40. Fuck You Time numero 40 e... Numero? Dovrebbe essere... Vabbè, comunque è 5. Comunque, non ci perdiamo in chiacchiere e cominciamo subito la prima domanda. Allora, Luca Zella ci fa subito una domanda tecnica. Mi chiede che cuffie uso per giocare a COD. Non ti guardi i nostri video, eh? No, vabbè, più che... Ma mi ha detto lui che cuffie usava. Sono delle cuffie che non sono fuori commercio. Che sono, penso siano fuori commercio. Comunque io adesso ve le vado a prendere. Tieni. Allora, sono delle cuffie che penso siano fuori commercio. Sono della Philips e si chiamano SBC HP 250. Eh? Un po' a scanso di equivoci. E niente, erano cuffie che avevo da tanto tempo e che mi sono ritrovato. E sono molto buone. Per computer si sentivano benissimo. Poi ho visto che sulla PlayStation 4 potevano essere usate tranquillamente e mi ci trovo bene anche sulla PlayStation 4, quindi non ho il microfono, ma per l'audio vanno benissimo queste qua, insomma. Non penso che le troverete, però se le trovate sono buone. Comunque non penso che costino molto poco. Io non lo so quanto sono state pagate perché me le sono ritrovate, insomma. La prossima domanda ce la fa Antonio Zoda Ferrara. Fuck, PS2 o Nintendo Cube? PS2. Io dico PS2 perché per semplice motivo che al GameCube non ci ho mai giocato. Anche se è una cosa che ho sempre voluto, che avrei sempre voluto avere, ma che non mi hanno mai fatto. Anche se non costava niente, perché costava 100.000 lire. Costava poco, costava di più la PlayStation 1 che non costava tanto, però non me l'hanno mai voluto fare perché mi dicevano c'è già la PlayStation 2 che ci devi fare pure con Nintendo. Invece mo adesso c'ho Xbox 360, c'ho Wii, c'ho la PS4 e c'ho la PS3. Quindi che ce devi fare con Nintendo? Che ce devi fare con Nintendo? No, adesso ce l'ho. Ma mi ha sempre affascinato pure a me, tanto che non ci ho mai potuto giocare, sinceramente. Comunque non ho mai sentito parlare molto bene, però vabbè, è una cosa che mi affascinava, ma comunque sia adesso sulla PlayStation 2, che penso sia una dei migliori console che sono state fatte. Anche perché è uscito San Andreas di PS2. Michele della Gatta ci chiede con quale youtuber avete legato di più. Allora, partendo dal presupposto che comunque quelli, bene o male, quelli di Milagodo, quelli insomma tutta quella cerchia là, abbiamo conosciuti tutti al Games Week. Ma legato di più, io personalmente almeno parlo di Omedol e Klaus. E poi anche Delux, quando circa poche settimane fa è venuto a Roma e siamo usciti la sera. Quindi comunque questi tre youtubers sono quelli che, con cui ho legato di più, almeno io, al di fuori di Frax, che vabbè, ci ho legato prima di YouTube, quindi... Stessa cosa vale per me, cioè diciamo che comunque Comedol c'è un rapporto più stretto rispetto agli altri, però sono uscito anche con Faz, Klaus, sì. Poi abbiamo conosciuto anche... vabbè, abbiamo conosciuto tutti. Quelli con cui parliamo più spesso e tutto sono appunto questi qua, cioè alla fine. Quelli che stanno a Roma, diciamo, oppure Delux quando viene qua. Anche Zola comunque, mi sono dimenticato. Esatto. C'è sta anche lui, insomma. Cioè comunque quelli con cui è possibile vederci. Matteo Sorrentino ci chiede quale gioco vi è piaciuto di più fra quelli che avete giocato. Allora, personalmente il gioco che mi appassiona di più, cioè non è... è un gioco che non è che tecnicamente sia un gran gioco, diciamo, parliamo di grafica tutto quanto, perché è un gioco abbastanza vecchio. Crash Bandicoot, volevo spalmare qua, scommetto. Bravo, Crash Bandicoot. Sapevo. Mi piace tutto di Crash Bandicoot, a 360 gradi, il gioco che veramente più mi ci chiudevo e mi ci chiuderei ancora. L'ho giocati tutti quanti, da CTR, Warped World... quello lì, Crash Smash Bros, come cazzo si chiama. Ho comprato anche quello per Xbox 360, che poi era una cagata epica. Veramente, è uscito un Crash di Xbox 360. Però ci sono rimasto malissimo perché era veramente brutto. Non era il vero Crash, cioè era proprio fatto in un altro gioco. E comunque, no, è il gioco che mi ha appassionato di più di tutti. Poi non usciamo fuori dalla grafica, parliamo soltanto della passione che hai avuto per quel gioco. Ed è Crash. Non c'è sta gioco, penso, che rimpiazzerà in futuro Crash Bandicoot. Spero che lo rifaranno per PS4, appunto. Quello che mi è piaciuto di più a livelli di storia e di tutto quanto, anche perché era innovativo, è San Andreas, ce l'ho sempre detto. Ma perché, cioè, era tipo un giocone, un gioco del genere uno non se lo sognava mai. Pure GTA 3 comunque, da quando hanno cominciato a usare la visuale in tridimensionale e tutto quanto, è stato figo. Però quello che con cui ci ho passato l'infanzia è Spyro. Non ci stanno cazzi, io giocavo con mamma, quindi. No. Filippo Slider Cenci ci chiede qual è il vostro sogno al di fuori di YouTube. Bello Filippo, ci scrivi sempre, mi fa piacere, sto contento. Il mio sogno al di fuori di YouTube è andare sulla Luna. No, a parte scherzi,
Allora, se parliamo come sogno a livello lavorativo, il mio sogno sarebbe fare il medico. Se parliamo come sogno proprio un'esperienza che vorresti fare, per me sarebbe andare nello spazio. Veramente sarebbe una cosa che mi sogno la notte, insomma, che spero che aprano, insomma, un giorno il turismo spaziale di cui si sta parlando. Dove vai? Solo una. No, sarebbe bello. Penso che se avessi tutti i risparmi li spenderei, perché sarebbe veramente, secondo me, un'esperienza fantastica quella di fluttuare. Pensa a fare il medico nello spazio. Porca troia. Quella di tutta la gravità zero sarebbe un'esperienza fantastica, secondo me. E niente, queste due sono i miei sogni al di fuori di YouTube. Io ho un sogno. Avere un sogno, è scontata. No, vabbè, sinceramente non è che c'ho sogni, c'è cose che mi piacerebbero fare, però. Mi piacerebbe. I sogni sono cose che ti piacciono. Sì, vabbè, cioè cose che proprio muoio dalla voglia di fare. Boh. Non ho idea. No. Sono un uomo triste. No, davvero, non mi viene in mente un cazzo. Sono un uomo. Che cazzo ne so. Vabbè, lui ha un sogno, avere un sogno. Quando avrà un sogno, non c'è una cosa. Scarlett Johansson. Quello è vero. Ecco, una domanda che non c'è mai stata fatta, non so come. E che a me mi piace. Ma che domanda? Questa qua, che sembra strano. Qual è il vostro pot preferito? C'è mai stata fatta questa domanda? No. E ce la chiede Simone Rossi. Questa è una bella domanda, perché io accosterò due COD che secondo me sinceramente nessuno accosterebbe mai. E io penso che i due migliori COD che sono stati fatti, secondo me, vabbè, il primo è MV2. Perché io a COD 4 non è che ci ho giocato molto, quindi non mi sono appassionato come la maggior parte, anche se comunque lo reputo un gran gioco. E MV2 è stato, diciamo, il primo gioco con cui ho cominciato a giocare a COD. Il primo gioco dove ho iniziato a giocare, diciamo, abbastanza bene a questo gioco. Ho iniziato a tirare delle nuke, quindi diciamo mi trovo benissimo. Una certa, praticamente, tipo un robot che sapeva già quello che doveva fare. C'era tipo i binari nella mappa e camminava sempre nei posti giusti. Oggi non riesco a parlare. Nei giusti posti. La pelle più di da pollo, peggio rovare il bene pollo. Nei costi giusti. Vabbè, comunque MV2. E l'altro è Black Ops 1, che secondo me è il COD più equilibrato di tutti i COD. Cioè, se voi provate a giocare a Black Ops 1, non ci stanno delle cose con cui sclerate perché sono overpowered, oppure ci sono quei cazzi di ordigno artigianale di merda che sta per terra. Cioè, ci stanno, secondo me, porca troia! Non riesco a parlare. Quindi, secondo me è veramente uno dei giochi più equilibrati che ci stanno tra tutti i COD e merita. COD 4. Basta. Sì. No, ho iniziato a giocare, cioè il primo COD a cui ho giocato è COD 2 in Polonia con mio cugino sul computer, non c'era l'online, ancora non esisteva, penso. E poi COD 4 l'ho scoperto grazie a mia cugina, non si sa perché, vabbè, cioè, lei aveva COD, per lo più io giocavo alla campagna, cioè questi giochi mi entusiasmavano la campagna, poi ho scoperto un multigiocatore e alla fine mi ci sono chiuso. E COD 4 il più bello a cui abbia giocato, mentre quello in cui mi ci trovo meglio è MV2. Infatti era abbastanza forte. Black Ops fa schifo. Prossima domanda. Ferdinando Grimaudo ci chiede una cosa. Quindi passiamo alla prossima. Lorenzo Se. No, vabbè, a parte scherzi. Fernando Grimaudo ci chiede: perché grana se no grarancia? Comunque io ho apprezzato la genialità con il quale tu sia riuscito ad accostare la granata ad un altro frutto. E la risposta è perché avevo una maglietta con l'ananas e la cosa della granata. No, pure perché esistono le granate fatte ad ananas, semplicemente anche. Sì, anche quello. E anche perché. E poi anche la parola si accosta bene. Grananas. Anche granancia che non era male. No. C'è da dire. È una merda. No, granancia era figo. Però è meglio granas. Cioè, ci stanno tanti motivi. Si accostano bene le due parole, secondo me. Comunque, ragazzi, anche questo pack è finito. Noi ci becchiamo al prossimo, come sempre. E questo è il 7, perché questo è il 6. No, questo è il 5. Non sono certo che questo è il 6. Va bene. Vedremo, lo vedrete prima voi, insomma. E grazie, è tutto, noi ci vediamo alla prossima. Bella. Bella.